Ciao ragazzi, oggi siamo all'area Rende Valcasana, che è una nuova struttura adibita esclusivamente a gare truttaria, quindi è aperto esclusivamente per eventi truttaria. Già sono stati fatti 3 eventi con quello di questa mattina, con una grande partecipazione di persone. Acqua surgiva, quindi condizioni di acqua spettacolari, perché proprio l'acqua nasce da questa sorgente, acqua freddissima, cristallina, poca profondità di lago, quindi ovviamente è una dimensione abbastanza ridotta, quindi il pesce subisce una pressione di pesca abbastanza importante. Non è stata fatta emissione oggi, quindi abbiamo pescato esclusivamente su pesce stanziale, infatti è stata molto molto dura, fili rigidi, fili di controllo, in questo caso ester o fluorocarbon, e l'utilizzo di moltissime hardbait. In una situazione del genere, con un pesce, con una buona concentrazione di pesce e pesce alto, probabilmente si trova sui primi 30-40 cm di superficie, un hardbait di casa Valcane è il Cuganano F perché lo riconoscete dall'occhio oro, praticamente. Questo è una piccola hardbait, un piccolo crank di casa Valcane che ha un movimento molto molto lento in acqua. Proprio lo vado a recuperare con la punta vicinissima all'acqua e in maniera molto molto lenta. Il bello di questa esca è che può essere usata anche a mo' di popper, quindi lo faccio saltare proprio sulla superficie dell'acqua e aspetto la mangiata top water da fermo. Lo vado a utilizzare con una Dyslaif 61 ULH Black Vespine, quindi una canna che ha una piega abbastanza armonica, ovviamente nel suo centro, ma una punta abbastanza veloce e vivace proprio per controllare l'esca. Lo sto utilizzando con un poliester Torai 04 1,6 litri. Come vado a lanciare? Proprio vado ad avvicinare la punta della canna all'acqua, vado a mettere in pressione con 2-3 giri di mulinello un pochino più vivaci e poi vengo via lento, lento, lento. Mangia proprio da fermo, non fa dei grossi scatti e per questo serve un filo rigido come l'essere.